Video rivolto a chi vuole iniziare a praticare la tecnica del sabichi. A volte si sente parlare ma non si sa cos'è. Ecco, mi rivolgo soprattutto a chi ha le prime armi e vuole iniziare questo tipo di pesca. Seguitemi fino alla fine, così potrete scoprire come dar vita a queste piccole esche artificiali tremende per qualche pesce. Una pesca divertente quella effettuata con la tecnica del sabichi. Sono piccole esche artificiali, provengono dal Giappone, là ci credono molto e pescano tutti quasi artificialmente, raramente con le esche vive. È una tecnica che ci consente di fare sia pesci per divertimento oppure anche pesci esca per poter poi innescarli successivamente. I sabichi ve le passo a far vedere, sono questi, più o meno, io ho preso 3 o 4 modelli a caso. Sono tutte piumettine microscopiche dotate di perline fluorescenti. Queste in profondità ovviamente assomigliano a dei gamberetti che si muovono riticamente. I pesci predatori sono attratti, ci vuole la giornata adatta e soprattutto alle prime luci dell'alba, ecco, sono delle esche molto divertenti. Per chi vuole iniziare, ripeto, è una pesca divertentissima, non è monotona perché la canna viene sempre sbacchettata, è molto attiva, non si lancia e si aspetta, ma anzi va sempre tenuta in movimento perché a queste piumette dobbiamo dargli vita noi. Cosa si fa? In genere si sceglie un fondale dove si presume ci sia la presenza di sugarelli, sgombri, i pesci più adatti a rimanere in queste esche. E quindi si sceglierà un fondale da almeno 20-25 metri. Si mandano giù verticalmente, ecco il più possibile verticale, mi raccomando. La pesca fatta a scarroccio con molta onda e molta corrente, con il sabichi che ti sta lontano dalla barca, è già di per sé poco catturante, non si muovono bene. Quindi deve stare impiccato giù verticale e per mandarlo giù ci vuole un bel peso. Usiamo dei piombi con l'occhiellino. Dipende dalla profondità naturalmente, 40, 60, 80, 100. Oppure al posto del piombo possiamo mettere un gighettino. Io lo uso spesso perché il piombo fa solo da piombo, il jig fa da piombo e anche da esca. E a volte ci rimane la gallinella, la leccia, ci rimangono altre specie di pesce. Canne sensibili, quindi, o canne da spinning o canne da bolentino, però ci sono anche delle canne proprio apposta. Io uso una cannina da 2,5 metri con un mulinello rotante. Perché questo? Perché ho tutto nella mano. Il mulinello rotante ci consente con il dito di stoppare e mandare giù le esche e fare tutto con una mano, perché non deve andare subito giù in fondo, ok? Però bisogna sondare le varie batimetrie e questo si fa in sintonia con l'ecoscandaglio. Dobbiamo avere un ottimo ecoscandaglio che ci fa individuare bene i branchi di pesci. Ecco, in quel caso lì mettiamo in folle, perché stiamo andando piano piano, mettiamo in folle, rimaniamo col motore acceso e caliamo proprio perpendicolarmente, proprio a centrare il branco che ci ha segnato l'eco. In quel caso lì, se il branco ce lo segna a mezz'acqua, noi cercheremo di contare o farlo cascare la nostra esca proprio a mezz'acqua. Se non sentiamo toccate, lo mandiamo ancora giù, questo fino a toccare il fondo. Una volta toccato il fondo, si danno due o tre gercate e aspettiamo e poi dobbiamo ritirare su e magari spostarsi con la barca. Ecco perché in genere il motore rimane acceso. Ci sono anche degli orari. Come tutte le cose, la migliore esca è il tempo, quindi uno va quando può, però il sabichi, se si muove alle prime ore dell'alba, naturalmente è 100 volte più catturante che usarlo in pieno giorno, a mezzogiorno. Facciamo conto d'estate, usare un sabichi alle 5 e mezzo o usarlo alle 2 del pomeriggio cambia tanto, tanto, tanto. Poi, fine estate, settembre-ottobre, ci sono le mangianze anche durante tutto il giorno, si può provare a fare questa tecnica e può rendere uguale. Thank you.
Ecco, un altro dettaglio che si può usare per pescare con i sabichi è che queste esche possono essere innescate, ok? Sia con tocchettini di sarda che con vermi tipo coreani. A me non piace molto perché se uso l'esca artificiale voglio pescare con l'esca artificiale, ecco, quindi fare una cosa così mista a me non piace. E poi devo dire anche che quando i pesci sono in attività e vogliono predare, mangiano benissimo l'artificiale che non è innescato, ecco, no, a volte può essere anche un controsenso. Bene, siamo arrivati alla fine di questo tutorial di pesca con i sabichi. Fammi sapere cosa ne pensi con dei commenti qua sotto e iscriviti se ancora non l'ha fatto per rimanere aggiornato su altri video. A presto!